Michele mi chiede cosa significa per te Inverno dei Fiori. Inverno dei Fiori è una canzone d'amore che nasce con la volontà di raccontare quanto effettivamente l'intreccio umano sia l'unico modo, no, per dire l'amore, perché quando si ama non si conoscono le stagioni e allora anche un fiore può sbocciare nel mese più freddo, no, in inverno. Ciao, sono Michele Bravi e sono pronto a rispondere a tutte le vostre domande qui a Rewind Serra Mission. Laura mi chiede: qual è stata la tappa del tuo ultimo tour che ti ha emozionato di più? Probabilmente Milano, ma perché ho realizzato un piccolo sogno, cioè esibirmi al Teatro degli Arcimboldi, e quindi direi Milano. Hai un artista internazionale del cuore con cui ti piacerebbe collaborare? Questo me lo chiede Bianca e a Bianca dico probabilmente James Blake. Se ti chiedessero di fare un pezzo trap, con chi ti piacerebbe farlo? Questa domanda è di Lorenza. Probabilmente mi piacerebbe provarlo a fare con Gianni Morandi e provare a vedere cosa viene fuori. Ida mi chiede: qual è la tua canzone preferita? Allora, se la mia canzone preferita delle mie, risponderei Inverno dei Fiori. Sugli altri non saprei scegliere perché mi ascolto tantissima musica e ogni canzone è giusta per un momento singolo, quindi non saprei. Rosalinda mi chiede: il tuo luogo del cuore dove ti piace sempre tornare? Mi piace sempre tornare a casa. Io ho un bellissimo rapporto con casa mia perché è il teatro di tutte le mie più grandi amicizie, di tutte le mie più grandi storie. Sono molto casalingo e quindi sono affezionato al mio divano grigio. Andrea mi chiede: com'è stato lavorare con Sophie Scott per Falene? In bocca al lupo. Intanto viva il lupo. E con Sophie è stato meraviglioso, è nata un'amicizia bellissima. Io a Sophie le voglio sinceramente bene perché è un'artista incredibile. Ed è stato incredibile anche scoprire quanto effettivamente condividessimo anche la stessa visione umana e artistica su tante cose. Magic Gaia mi chiede: qual è il ricordo più bello che hai della tua esperienza ad Amici? Il ricordo più bello è sicuramente l'amicizia con Maria, una persona di una gentilezza disarmante e di un'accoglienza tra le più belle che abbia mai conosciuto. Sei fan di qualcuno dei di quest'anno? Questo me lo chiede Adelaide Rosa. Rispondo facilmente con Massimo Ranieri. Per me lui è un mito della musica italiana e Massimo Ranieri. Qual è la tua canzone preferita del tuo ultimo album, Rossanna? Probabilmente direi Mantieni il bacio, anche perché poi è la canzone che ho scelto per aprire il disco e quindi a Mantieni il bacio sono particolarmente legato. Se potessi mangiare un solo piatto per tutta la tua vita, quale sarebbe? Questa domanda è da Maria Chiara. Probabilmente direi una cosa strana, sedano rapa. Mi piace tantissimo. Chi è il capitano della tua squadra del Fanta Sanremo? Michelita. Michelita, ti dico che il mio capitano è Massimo Ranieri. Lorenzo mi chiede: tappe live per il 2022? Allora, ci stiamo lavorando, mi piacerebbe tantissimo poter tornare nei teatri, quindi spero di riuscire a organizzare tutto e che la situazione del Covid ce lo permetta. Io questo nome, ragazzi, non lo so reggere. Iso, Iru, Fai, no, non so cosa. Mi è strano. Il Bravi del futuro sarà più melodico orchestrale o ritmato elettronico? Sarà orchestrale elettronico insieme. Io quando scrivo mi ispiro molto ai compositori moderni, primo fra tutti Max Richter, quindi orchestrale ed elettronico. Grazie mille per le domande. Andate ad ascoltare Inverno di Fiori su T-Music.